Ravenna 2013, oggi conferenza internazionale New Indicators for a Better World, conferenza ripresa peraltro in streaming nazionale. Siamo con Cristina Sabbioni del CNR. Ecco, intervento importante, Indicators for Air Pollutants and Climate Change, Impact on Cultural Heritage, quindi parliamo di beni culturali e inquinamento. Sì, in questo convegno ho portato i risultati delle ricerche che abbiamo svolto al CNR e in particolare all'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima sull'impatto che ha l'inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici sul patrimonio culturale. E quindi ho portato i risultati che riguardano l'impatto della SO2 e soprattutto delle particelle, in particolare delle particelle carboniose emesse dal traffico veicolare che producono strati di degrado, annerimento sui nostri monumenti, e soprattutto ho sottolineato come l'atmosfera oggi sta cambiando e cambiando produce anche effetti nuovi e diversi sul patrimonio culturale che dovremo affrontare. E questo aspetto è strettamente legato a quello che è poi l'impatto dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale. Abbiamo mostrato, producendo degli scenari nel corso del secolo, come sia soprattutto il cambiamento del ciclo dell'acqua che produrrà impatto sulla protezione del nostro patrimonio culturale, perché è l'acqua che interferisce con la maggior parte dei processi di degrado che abbiamo sotto i nostri occhi, in quanto dilava i monumenti e li erode superficialmente, favorisce il biodegrado. Non parliamo poi degli eventi estremi come alluvioni che producono in molti casi danni irreversibili. Quindi gli scenari futuri che riguardano i cambiamenti del ciclo dell'acqua avranno comunque un impatto sul patrimonio culturale. Abbiamo mostrato mappe in cui si vede ad esempio gli scenari relativi alle variazioni di cicli intorno al 75% di umidità relativa, che è il valore a cui cristallizza il sale marino, il cloruro di sodio, che è il principale sale che produce danni ai monumenti, sia perché cristallizza nei materiali porosi che perché produce fluorescenze. Si vede come questo numero di cicli, questo fenomeno, tenderà a aumentare nel secolo in tutta Europa e quindi produrrà danni superiori. Abbiamo calcolato anche quanto la pioggia dilava i marmi e i calcari in funzione non solo di come varieranno le precipitazioni, ma anche la concentrazione di CO2 e la temperatura, che influenza la solubilità del carbonato di calcio. E anche in questo caso abbiamo visto che ci saranno aumenti in tutta Europa fino al 30% dei valori che abbiamo oggi. Poi fenomeni legati alla crescita di biomasse, al termoclastismo, sono tutti scenari che indicano come questa problematica, cambiamenti climatici e patrimonio culturale, è qualcosa su cui la ricerca sta lavorando. L'Italia è leader in questo settore, molto lavoro va ancora fatto, dovendo mettere il patrimonio culturale nell'ambito di quello che è lo sviluppo sostenibile, questo convegno ha voluto dare il giusto risalto a queste problematiche. Grazie per il contributo.